perché ho scritto questo libro, Stop all'ageismo, perché innanzitutto è un termine poco conosciuto, però è una realtà molto presente non solamente in Italia ma in tutto il mondo. Ageismo significa discriminazione contro una fascia d'età. Però è un mio collega nel 1969 l'ha indirizzata alla fascia d'età di coloro che non sono più giovani, ma invece le persone anziane. Quindi, in sintesi, si tratta di discriminazione contro le persone anziane. E questa discriminazione è molto presente anche in Italia e in tutto il mondo, ancor più del sessismo e ancor più del razzismo, solamente che non se ne parla perché sono persone che non hanno capacità e riserve fisiologiche per poter reagire. Allora, cosa mi aspetto dallo Stato, dalla nazione in cui vivo e in cui vivono queste persone, la più giovane, che non vengono prese in giro, che venga rispettato innanzitutto l'assegno pensionistico, perché se si dice che le riforme camminano sulle gambe delle risorse, una vita cammina anche sulle risorse economiche. Quindi dallo Stato mi aspetto che ci sia rispetto per quanto riguarda la situazione sociale e sanitaria di queste persone. In Italia attualmente la situazione delle persone anziane è pesante, ancora più pesante di quella che è il modo e la quotidianità delle persone che vivono in altri paesi anche europei. Avendo esperienze in Francia, vedo che in Francia c'è un welfare indirizzato verso queste persone che è veramente straordinario. Mi piacerebbe attuare e concretizzare in Italia qualcosa si chiama democrazia sanitaria e fondo integrativo che va a tutelare la realtà e l'assistenza non solamente sanitaria ma sociale di queste persone. Ho degli elementi abbastanza concreti da poter attuare.